ciao a tutti, allora oggi vi mostro i miei ultimi acquisti. Sono essenzialmente di due tipi. Uno è il reparto fitness, che vorrei occupasse un pochino più spazio anche nel mio canale, e l'altro è il comparto un po' beauty, cura del corpo, e vedo, ho fatto appunto acquisti da una parte da Decathlon e dall'altra da Lime Crime, e quello di Lime Crime mi è arrivato stamattina, la loro famosa bustina, scatola insomma, con gli unicorni, perché ho voluto fare un'altra scorta, tra virgolette, di tinte per i capelli, perché io ne ho solo due, e qui vi lascio nella i dei video il video che feci quando ho provato la tinta, quella sul rosa, rosso, insomma rossa diciamo, e con il risultato. Io ne ho appunto due, una grigia che è Gargoyle e questa rossa. Quella rossa è veramente wow, colora tantissimo. Quella grigia è un pochino più soft come effetto, però l'ho utilizzata anche l'ultima volta per creare comunque un grigio mischiandola al rosso con dei riflessi comunque un pochino rossi, e l'effetto non mi dispiace affatto. E quindi, siccome sono usciti nuovi colori, ho voluto prenderne tre un pochino più strani e un altro grigio diverso però da quello che già ho, e quindi la mia idea è mischiare questi colori un pochino più folli con il grigio, e quindi rendere questi colori un pochino più scuri. Allora, adesso vi mostro le quattro tinte, e poi ho preso anche un prodottino per le labbra. Allora, quella diciamo grigia che ho preso è questa, praticamente è carbone, il color carbone, ed è appunto questo grigio molto semplice. I colori, quelli un pochino più strani, sono questo, che è forse quello che vedete sul blu, ma è viola, e è squid. Quindi ho preso il viola, poi ho preso questo prugna, però molto più sul rosa, che è chestnut, quindi questo, e poi ho preso questo blu smoke, questo blu scuro, che ovviamente in telecamera sembra forse più chiaro. E quindi ecco, la mia idea quindi è di combinare questi colori con un po' di grigio, quindi renderli un pochino più scuri e creare appunto questo effetto, che comunque è un effetto che, visto mischiandolo con il grigio, se si sta in un ambiente chiuso, comunque con luci artificiali, non si nota tantissimo, ma al sole si nota tanto, e quindi non vedo l'ora di provare questi nuovi colori. Probabilmente quando proverò o il viola o il blu ci farò magari anche il video, così vediamo insieme l'effetto. E poi ho preso un prodottino per le labbra, perché sinceramente questo, non proprio questo, ma comunque roba simile, l'avevo vista un po' anche su Instagram, insomma su internet, ed è più che, qui c'è scritto che è un liquid matte lipstick, però più che una tinta labbra, io questa secondo me è bella da mettere sopra ad un altro colore, ed è questa oro rosa praticamente, e il nome è Siren, quindi sirena, questo appunto oro rosa, quindi questo rosino antico con tutti questi riflessi dorati, e secondo me questo appunto è bello, e quindi il colore più o meno è questo, è da mettere appunto sopra ad un altro rossetto scuro, e quindi boh, questo appena lo proverò sicuramente posterò una foto su Instagram, perché sicuramente l'effetto sarà bellissimo. E quindi seguitemi anche su Instagram, se non lo fate, sotto trovate i link a tutti i social, ma soprattutto appunto Instagram, sono molto più attiva lì che su Facebook. E poi passiamo al Decathlon, perché praticamente ho voluto prendere qualche attrezzo da utilizzare qui in casa per allenarmi, perché sto seriamente pensando di smettere di andare in palestra, perché comunque è un impegno, degli orari, è un impegno anche prendere comunque la macchina, andare e venire, anche quel tempo brutto, sinceramente ho poca voglia, e trovo invece molto più video su YouTube, molto più vari rispetto magari ad una routine in palestra.
E quindi la mia idea è quella di iniziare ad allenarmi di più in casa. E quindi ho preso degli attrezzi e adesso ve li mostro. Che la cosa più semplice è l'elastico. Ho voluto prendere l'elastico e io ho preso questo di, diciamo, durezza media. Allora, fare gli esercizi con gli elastici è noioso, non piace nemmeno a me. Però fanno effetto e quindi ogni tanto mi va di usarlo. E quindi vediamo dentro, perché poi dentro ho visto che ci sono anche tipo dei disegni. È carina questa cosa, dei disegni che spiegano. Ma ora qui è molto molto semplice. Tre esercizi base da fare appunto con l'elastico, però c'è scritto che sul sito questo qui del Decathlon, www.domios.com, questo, ci si trovano molti altri esercizi da poter fare. Sicuramente ci darò uno sguardo. E quindi niente, ho preso l'elastico doppio, doppio, l'elastico medio. E poi una cosa che volevo da tantissimo tempo erano le favigliere. Lo so, cioè, vuoi questa cosa perché non l'hai mai comprata? Non lo so. E io ho preso queste da 2 kg ciascuna. 2 kg, che comunque sono belle pesanti e considerate che io peso 41, quindi insomma 2 kg li sento. E però ecco, mi attiravano tantissimo le favigliere. Perché anche se faccio magari degli esercizi semplici, però appunto ecco, con le cavigliere fatico di più. Anche quelli per i glutei, che bisogna quindi alzare le gambe, comunque si fatica di più e quindi avranno sicuramente più effetto. E quindi ho preso le cavigliere e poi 2 attrezzi. Allora, ho voluto prendere lo step, perché ho voglia di fare appunto gli esercizi sullo step, appunto anche semplici con le cavigliere, e ho preso questo che mi è saputo carino perché comunque è tutto nero con queste bande rosa fucsia, mi è saputo carino, però è veramente molto molto base perché non ha nemmeno il sistema per regolare l'altezza. Quindi è proprio uno step base, ma insomma per le esigenze che ho io qui in casa non è che avessi bisogno di uno step super super professionale e non volevo spendere sinceramente nemmeno tanti soldi. Considerate che queste 4 cose che ho preso, anche questo, che poi vi faccio vedere, le ho pagate 80 euro tutte, quindi insomma sono cose abbastanza appunto economiche. Però ecco, ho voglia di farvi dei video tipo la durata di una canzone con delle piccole coreografie con lo step. E poi ho preso il trampolino elastico. Praticamente adesso gli montiamo i piedini, perché praticamente io ho iniziato quest'anno in palestra a fare questo, che lì chiamano Power Jump, utilizzando proprio questo tappetino, proprio, è proprio questo, loro sono forniti da Decathlon, ed è una cosa che mi sta piacendo e quindi mi piaceva di inserirla anche sul canale. E anche qui la mia idea è di fare appunto dei video della durata di una canzone e fare appunto queste piccole, diciamo, coreografie, comunque appunto gli esercizi che si possono fare anche sul trampolino elastico. Quindi bisogna appunto abitare 6 zampette. Spingere sempre giù, in modo comunque da tonificare le gambe, i glutei,
e gli addominali, perché mi piace comunque stare sempre belli contratti, e quindi anche qui mi piacerebbe di farvi appunto dei video per farvi vedere un po' cosa ci si può fare. Quindi questi sono i miei acquisti degli ultimi due giorni, quindi ieri e oggi, e quindi non vedo l'ora di iniziare a fare qualche video per il canale. Spero insomma che la mia idea vi piaccia, perché io per esempio tipo anche quando faccio quelle piccole coreografie di Zumba mi diverto tantissimo a farlo, perché io cioè mi devo muovere, mi piace muovermi, e quindi vorrei fare questa cosa anche sul canale. E ci vediamo quindi al prossimo video. Vi ricordo quindi i link dei miei social sotto, e sicuramente appunto quando, credo nel weekend, non lo so quando, proverò la tinta questa qui, questa blu, penso questa blu per primo, vi farò il video insieme, così insomma vediamo un po' l'effetto, anche se ho ancora un po' di rosso, però vabbè, chi se ne frega, casomai blu e rosso verrà tipo viola, più o meno. Ma comunque non sono colori, cioè ho visto, a parte il rosso, non dovrebbero essere comunque colori molto molto forti, nel senso che tipo il rosso, quando anche mi risciacquo i capelli, macchia tanto anche la doccia, no? Poi vabbè, si pulisce, però insomma lì per il macchia tanto, anche le mani, bisogna stare molto attenti. Tipo il grigio invece che ho, no, non macchia nulla, neanche le mani. È molto più delicato, quindi boh, vedremo. Non vedo l'ora. Ciao e al prossimo video.